assumo l'incarico di comandante provinciale di Catanzaro con grande entusiasmo. Trovo una provincia che è splendida, splendida soprattutto la gente perché, che conosco avendo già prestato servizio in Calabria. Lo spirito è quello che anima ogni comandante dei carabinieri, cioè quello di stare da un lato vicino ai propri uomini, dall'altro di sentire le esigenze della comunità, di dare le risposte alle loro domande di sicurezza e diffondere serenità come ogni istituzione. È un territorio che conosce, come già detto, ha avuto incarichi qui in Calabria. Quali sono le priorità che dà il suo comando? E poi ovviamente qui c'è la possibilità di collaborare con un ufficio di procura insomma molto attivo. È chiaro che sì, è la mia seconda esperienza operativa in Calabria. Le priorità sono tante, dalla lotta contro i fenomeni mafiosi, ma il bisogno di sicurezza arriva dalle grandi indagini fino alle piccole risposte ai cittadini. È un grande prestigio lavorare con la magistratura di Catanzaro e Lamezia, con la quale non ho mai operato, però ho seguito come ogni cittadino i successi e le battaglie, e quindi mi aspetto di lavorare con grande sinergia, d'intesa con la magistratura e d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Un primo messaggio ai cittadini di questo territorio. Grazie per questo caloroso benvenuto che mi avete dato. Sono sicuro che insieme continueremo sulle tracce dei miei predecessori questo percorso di piena legalità per dare la giusta speranza ai cittadini, per rispondere a quelle che sono il bisogno di serenità che la provincia merita. Un appello in questo momento finale per gli ultimi 17 giorni della nostra campagna elettorale, in un momento molto particolare in cui Putin sta cambiando la storia d'Europa. Prima lo ha fatto militarmente, sta continuando a farlo militarmente contro l'Ucraina, oggi sfida economicamente noi e il resto d'Europa col gas. Putin entra dentro la campagna elettorale del nostro paese, cerca di orientarla, ma saremo noi e gli elettori e le elettrici italiani a dover decidere il nostro futuro. Lo faremo noi con la nostra campagna, le nostre feste, più di 600 feste in tutta Italia. Il nostro programma, bello, incisivo, forte, che parla positivamente del futuro del nostro Paese. E lo faremo soprattutto con questi straordinari ultimi 17 giorni di campagna elettorale in cui dovremo cambiare la storia d'Italia. Noi vogliamo affrontare questa campagna elettorale con tutta la determinazione possibile. Vogliamo affrontare la campagna elettorale respingendo questa aggressione, l'aggressione di Putin, l'aggressione che sta avvenendo in questo momento. Direi che tutto il sistema paese, il sistema lombardo in modo particolare, si stava muovendo e si sta ancora muovendo in maniera molto positiva. L'economia aveva avuto una ripartenza eccellente. Adesso dobbiamo pretendere che l'Europa intervenga per dare una risposta a questo problema dei costi dell'energia, che sono frutto di una speculazione, che sono frutto quindi di fattori che possono essere eliminati. L'Europa deve dare una risposta in quel senso, o mettendo a disposizione delle risorse per consentire alla nostra economia e ai nostri cittadini di affrontare i prossimi mesi in serenità. Più va avanti la campagna elettorale, più vediamo sempre la solita storia che accade ogni volta. La sinistra che si rifugia nell'allarme democratico e insegue 5 Stelle, più reddito di cittadinanza, diamo 10.000 euro a un 18enne, torniamo indietro sul Job Act, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altro la destra che fa la stessa cosa in peggio, 180 miliardi di euro di promesse, litigano su tutto, e le sanzioni sì e le sanzioni no, e il servizio militare, io l'ho levato, quell'altro lo vuole rimettere, il ministero, uno lo mettiamo a Cortina, uno lo mettiamo in Sicilia, uno lo mettiamo a Milano. È veramente un rumore insopportabile. Qui quello che manca è una proposta seria, ed è quella che stiamo cercando di fare noi, che dice molto semplicemente: quello che serve è chiaro, è finire il PNRR, investire sulla sanità e l'istruzione,
e dire sì. Domani alle 11.30 saremo collegati in diretta da Piombino, dal termovalorizzatore di Acerra, dalla discarica più grande d'Europa a Malagrotta, dal termovalorizzatore di Brescia, dal campo estrattivo di Tempa Rossa, e faremo vedere, e da Piombino dove sarò io, e faremo vedere che le infrastrutture sono la forza di un paese, consentono di essere sicuri su gas, sul ciclo dei rifiuti. Noi non possiamo essere l'unico paese che ci mette decenni a fare un'opera. C'è un'Italia del sì che è anche l'Italia della serietà, e noi non siamo contro nessuno, vogliamo rappresentare solo questo. Il museo, in una veste completamente rinnovata, riapre al pubblico dopo quasi 2 anni di chiusura, proponendo una mostra dedicata nel 40° anniversario della sua scomparsa al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Figura di sintesi delle qualità e degli ideali ai quali ogni carabiniere deve ispirarsi, un ufficiale generale che, come amava dire, si sentiva gli alamari cuciti sulla pelle, ma anche un uomo delle istituzioni, un marito affettuoso, un padre premuroso. Ebbene, l'obiettivo dell'esposizione è proprio quello di non dimenticare e di sensibilizzare la memoria, facendo conoscere ai cittadini e, in modo particolare ai più giovani e dalle scuole, i molteplici aspetti della vita di un uomo straordinario, di un marito e di un padre, di un fedele servitore dello Stato e delle istituzioni, votato a sostenere lo Stato di diritto e l'affermazione della legalità sino all'estremo sacrificio. Percorrendo gli spazi della mostra sapientemente organizzati dal dottor Pamparana, Andrea Pamparana, curatore dell'esposizione, i visitatori potranno ripercorrere le tappe della carriera professionale non disgiunta dalla vita privata del generale. Da marzo a luglio 2022 sono stati erogati alle famiglie assegni per oltre 6 miliardi di euro. I pagamenti hanno riguardato complessivamente 8,6 milioni di figli e i richiedenti che hanno ricevuto almeno un assegno sono stati 5,3 milioni. È quanto emerge dall'osservatorio statistico sull'assegno unico universale dell'INPS. L'importo medio mensile per richiedente è pari a 233 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l'importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 145 euro. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti ai nuclei con ISEE inferiore ai 15.000 euro, con l'erogazione del massimo dell'assegno, mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE e che quindi ricevono l'importo minimo. Nel mese di luglio la concentrazione di importi più elevati si ha al sud. Il valore massimo pari a 166 euro per ciascun figlio si è registrato in Calabria, mentre gli importi meno consistenti si registrano al centro e al nord. Il prurito ha tenuto Simone sveglio quasi tutta la notte. Dermatite atopica. Nel mondo colpisce il 10% degli adulti e il 25% dei bambini. E la convivenza con questa malattia autoimmune può essere dura. Di questo e delle prospettive terapeutiche e della ricerca si è parlato a Milano, al Media Tutorial Dermatite Atopica Facciamo Chiarezza, l'importanza di rimettersi in gioco. Il problema è che fino ad adesso, fino a 2-3 anni fa, noi avevamo soltanto delle terapie che miravano a togliere il sintomo, cioè il prurito, e terapie locali, ma non avevamo terapie affidabili che potessero controllare nel lungo termine la patologia. In questi 2-3 anni si è avuto una rivoluzione nel campo del trattamento di questa terapia. Ma come si combatte questa malattia così invalidante? Una delle innovazioni che vengono sicuramente discusse in questo momento al congresso che è in corso adesso a Milano, proprio l'Europeo di Dermatologia, è quello che viene da una novità terapeutica, che è quella della classe dei JAK inibitori. I JAK inibitori vanno ad inibire
la trasduzione dell'infiammazione a livello intracellulare, modulandone quindi l'espressività. L'Associazione Nazionale Dermatite Atopica ha quindi scritto un manifesto con 10 richieste dei pazienti affetti da questa patologia. Tra cui l'iscrizione della dermatite atopica tra le malattie comprese nella seconda parte del piano delle cronicità, ad esempio, che consentirebbe quindi un monitoraggio della presa in carico dei pazienti con dermatite atopica lungo tutta la penisola, ma anche ad esempio la contemplazione della malattia, ad esempio nei livelli essenziali di assistenza, e quindi una maggiore facilità con la quale le persone con dermatite atopica possono accedere ad esempio a quelli che sono i test diagnostici. Aumentano le entrate fiscali in Italia. Secondo i dati del Ministero dell'Economia, nel periodo gennaio-luglio 2022 hanno raggiunto i 288,4 miliardi di euro, con un incremento del 30,3 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento è stato dell'11,7%. Il dato è fortemente influenzato dalla ripresa economica del 2021, ma anche dagli effetti dell'inflazione e dei decreti che nel biennio 2020-2021 avevano concesso proroghe e sospensioni tributarie. Nel solo mese di luglio le entrate sono state pari a 45,5 miliardi, in aumento del 3,1% su base annua. Tutte le tipologie di imposta hanno fatto segnare degli incrementi nei primi 7 mesi dell'anno, ma gli aumenti più consistenti hanno riguardato l'IRES, con un più 60,3%. Le entrate legate alla lotta all'evasione hanno fatto segnare più 64,3%, ma il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno non è omogeneo. Nel 2021, infatti, le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto. Tecnologia e innovazione a braccetto in nome della sostenibilità per ridisegnare la città metropolitana di Milano e con l'obiettivo di esportare poi il modello. Partito ufficialmente il progetto Musa, per i prossimi 3 anni i 4 maggiori atenei milanesi collaboreranno con istituzioni e privati per trasformare l'area milanese. L'ambizione di questo progetto è quello di accettare la sfida, che è la sfida del futuro, cioè quella di una transizione energetica, di mobilità sostenibile, di digitalizzazione, insomma disegnare non soltanto una città del futuro ma anche un paese del futuro, in cui la sostenibilità sia anche una sostenibilità equa e giusta, proprio perché insieme ai cittadini questo è un modello vincente, in cui tutte le parti produttive della società possono lavorare su una ricerca avanzata che abbia però appunto un effetto di innovazione tecnologica, un buon effetto di innovazione tecnologica che porti alla crescita, ma ripeto ancora una volta, una crescita giusta ed equa. Che cos'è che l'ha convinta di questo progetto? Innanzitutto che va nella direzione giusta, che è un progetto che sposa il futuro, che va nella direzione del nostro piano triennale e nella direzione di chi ha capito quale sarà il tipo di sviluppo che ci dovrà essere nel mondo e quindi innanzitutto nella nostra regione. Mi piace molto Musa per alcuni motivi. Il primo è questa idea di mettere insieme le università, che fino ad oggi ha funzionato molto bene e continuerà a funzionare. Il secondo, che ha agganciato il PNRR. Poi per me ce n'è un terzo, la durata di 3 anni non è male, perché siamo abituati troppo spesso ad avere progetti sempre di lunghissimo termine in cui non riusciamo a vedere risultati, per cui è buono anche quello. E poi che intorno alle università milanesi però si siano raccolti istituzioni pubbliche e private e anche sia garantita la collaborazione con le università del sud. Risintonizza la tua TV. Soverato 1 è sul canale 96. Soverato 1 è la TV della tua città. Se succede, noi ci siamo. Canale 96.
assumo l'incarico di comandante provinciale di Catanzaro con grande entusiasmo. Trovo una provincia che è splendida, splendida soprattutto la gente perché, che conosco avendo già prestato servizio in Calabria. Lo spirito è quello che anima ogni comandante dei carabinieri, cioè quello di stare da un lato vicino ai propri uomini, dall'altro di sentire le esigenze della comunità, di dare le risposte alle loro domande di sicurezza e diffondere serenità come ogni istituzione. È un territorio che conosce, come già detto, ha avuto incarichi qui in Calabria. Quali sono le priorità che dà il suo comando? E poi ovviamente qui c'è la possibilità di collaborare con un ufficio di procura insomma molto attivo. È chiaro che sì, è la mia seconda esperienza operativa in Calabria. Le priorità sono tante, dalla lotta contro i fenomeni mafiosi, ma il bisogno di sicurezza arriva dalle grandi indagini fino alle piccole risposte ai cittadini. È un grande prestigio lavorare con la magistratura di Catanzaro e Lamezia, con la quale non ho mai operato, però ho seguito come ogni cittadino i successi e le battaglie, e quindi mi aspetto di lavorare con grande sinergia, d'intesa con la magistratura e d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza. È un primo messaggio ai cittadini di questo territorio. Grazie per questo caloroso benvenuto che mi avete dato. Sono sicuro che insieme continueremo sulle tracce dei miei predecessori questo percorso di piena legalità per dare la giusta speranza ai cittadini, per rispondere a quelle che sono il bisogno di serenità che la provincia merita. Un appello in questo momento finale per gli ultimi 17 giorni della nostra campagna elettorale, in un momento molto particolare in cui Putin sta cambiando la storia d'Europa. Prima lo ha fatto militarmente, sta continuando a farlo militarmente contro l'Ucraina, oggi sfida economicamente noi e il resto d'Europa col gas. Putin entra dentro la campagna elettorale del nostro paese, cerca di orientarla, ma saremo noi e gli elettori e le elettrici italiani a dover decidere il nostro futuro. Lo faremo noi con la nostra campagna, le nostre feste, più di 600 feste in tutta Italia, il nostro programma bello, incisivo, forte, che parla positivamente del futuro del nostro paese. E lo faremo soprattutto con questi straordinari ultimi 17 giorni di campagna elettorale in cui dovremo cambiare la storia d'Italia. Noi vogliamo affrontare questa campagna elettorale con tutta la determinazione possibile. Vogliamo affrontare la campagna elettorale respingendo questa aggressione, l'aggressione di Putin, l'aggressione che sta avvenendo in questo momento. Direi che tutto il sistema paese, il sistema lombardo in modo particolare, si stava muovendo e si sta ancora muovendo in maniera molto positiva. L'economia aveva avuto una ripartenza eccellente. Adesso dobbiamo pretendere che l'Europa intervenga per dare una risposta a questo problema dei costi dell'energia, che sono frutto di una speculazione, che sono frutto quindi di fattori che possono essere eliminati. L'Europa deve dare una risposta in quel senso, o mettendo a disposizione delle risorse per consentire alla nostra economia e ai nostri cittadini di affrontare i prossimi mesi in serenità. Più va avanti la campagna elettorale, più vediamo sempre la solita storia che accade ogni volta. La sinistra che si rifugia nell'allarme democratico e insegue 5 Stelle, più reddito di cittadinanza, diamo 10.000 euro a un 18enne, torniamo indietro sul Job Act, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altro la destra che fa la stessa cosa in peggio, 180 miliardi di euro di promesse, litigano su tutto, e le sanzioni sì e le sanzioni no, e il servizio militare, io l'ho levato, quell'altro lo vuole rimettere, e il ministero, uno lo mettiamo a Cortina, uno lo mettiamo in Sicilia, uno lo mettiamo a Milano. È veramente un rumore insopportabile. Qui quello che manca è una proposta seria, ed è quella che stiamo cercando di fare noi, che dice molto semplicemente: quello che serve è chiaro, è finire il PNRR, investire sulla sanità e l'istruzione
e dire sì. Domani alle 11.30 saremo collegati in diretta da Piombino, dal termovalorizzatore di Acerra, dalla discarica più grande d'Europa a Malagrotta, dal termovalorizzatore di Brescia, dal campo estrattivo di Tempa Rossa, e faremo vedere, e da Piombino dove sarò io, e faremo vedere che le infrastrutture sono la forza di un paese, consentono di essere sicuri sul gas, sul ciclo dei rifiuti. Noi non possiamo essere l'unico paese che ci mette decenni a fare un'opera. C'è un'Italia del sì che è anche l'Italia della serietà, e noi non siamo contro nessuno, vogliamo rappresentare solo questo. Il museo, in una veste completamente rinnovata, riapre al pubblico dopo quasi 2 anni di chiusura, proponendo una mostra dedicata nel 40° anniversario della sua scomparsa al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Figura di sintesi delle qualità e degli ideali ai quali ogni carabiniere deve ispirarsi, un ufficiale generale che, come amava dire, si sentiva gli alamari cuciti sulla pelle, ma anche un uomo delle istituzioni, un marito affettuoso, un padre premuroso. Ebbene, l'obiettivo dell'esposizione è proprio quello di non dimenticare e di sensibilizzare la memoria, facendo conoscere ai cittadini e, in modo particolare ai più giovani e dalle scuole, i molteplici aspetti della vita di un uomo straordinario, di un marito e di un padre, di un fedele servitore dello Stato e delle istituzioni, votato a sostenere lo Stato di diritto e l'affermazione della legalità sino all'estremo sacrificio. Percorrendo gli spazi della mostra sapientemente organizzati dal dottor Pamparana, Andrea Pamparana, curatore dell'esposizione, i visitatori potranno ripercorrere le tappe della carriera professionale non disgiunta dalla vita privata del generale. Da marzo a luglio 2022 sono stati erogati alle famiglie assegni per oltre 6 miliardi di euro. I pagamenti hanno riguardato complessivamente 8,6 milioni di figli e i richiedenti che hanno ricevuto almeno un assegno sono stati 5,3 milioni. È quanto emerge dall'osservatorio statistico sull'assegno unico universale dell'INPS. L'importo medio mensile per richiedente è pari a 233 euro ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l'importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 145 euro. Circa il 46% degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti ai nuclei con ISEE inferiore ai 15.000 euro, con l'erogazione del massimo dell'assegno, mentre più del 20% dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato ISEE e che quindi ricevono l'importo minimo. Nel mese di luglio la concentrazione di importi più elevati si ha al sud. Il valore massimo pari a 166 euro per ciascun figlio si è registrato in Calabria, mentre gli importi meno consistenti si registrano al centro e al nord. Il prurito ha tenuto Simone sveglio quasi tutta la notte. Dermatite atopica. Nel mondo colpisce il 10% degli adulti e il 25% dei bambini. E la convivenza con questa malattia autoimmune può essere dura. Di questo e delle prospettive terapeutiche della ricerca si è parlato a Milano, al Media Tutorial Dermatite Atopica Facciamo Chiarezza, l'importanza di rimettersi in gioco. Il problema è che fino ad adesso, fino a 2-3 anni fa, noi avevamo soltanto delle terapie che miravano a togliere il sintomo, cioè il prurito, e terapie locali, ma non avevamo terapie affidabili che potessero controllare nel lungo termine la patologia. In questi 2-3 anni si è avuto una rivoluzione nel campo del trattamento di questa terapia. Ma come si combatte questa malattia così invalidante? Una delle innovazioni che vengono sicuramente discusse in questo momento al congresso che è in corso adesso a Milano, proprio l'Europeo di Dermatologia, è quello che viene da una novità terapeutica, che è quella della classe dei JAK inibitori. I JAK inibitori vanno ad inibire
la trasduzione dell'infiammazione a livello intracellulare, modulandone quindi l'espressività. L'Associazione Nazionale Dermatite Atopica ha quindi scritto un manifesto con 10 richieste dei pazienti affetti da questa patologia. Tra cui l'iscrizione della dermatite atopica tra le malattie comprese nella seconda parte del piano delle cronicità, ad esempio, che consentirebbe quindi un monitoraggio della presa in carico dei pazienti con dermatite atopica in tutto, diciamo, lungo tutta la penisola, ma anche ad esempio la contemplazione della malattia, ad esempio, nei livelli essenziali di assistenza e quindi la facilità, una maggiore facilità con la quale le persone con dermatite atopica possono accedere ad esempio a quelli che sono i test diagnostici. Aumentano le entrate fiscali in Italia. Secondo i dati del Ministero dell'Economia, nel periodo gennaio-luglio 2022 hanno raggiunto i 288,4 miliardi di euro, con un incremento di 30,3 miliardi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento è stato dell'11,7%. Il dato è fortemente influenzato dalla ripresa economica del 2021, ma anche dagli effetti dell'inflazione e dei decreti che nel biennio 2020-2021 avevano concesso proroghe e sospensioni tributarie. Nel solo mese di luglio le entrate sono state pari a 45,5 miliardi, in aumento del 3,1% su base annua. Tutte le tipologie di imposta hanno fatto segnare degli incrementi nei primi 7 mesi dell'anno, ma gli aumenti più consistenti hanno riguardato l'IRES, con un più 60,3%. Le entrate legate alla lotta all'evasione hanno fatto segnare più 64,3%, ma il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno non è omogeneo. Nel 2021, infatti, le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto. Tecnologia e innovazione a braccetto in nome della sostenibilità per ridisegnare la città metropolitana di Milano e con l'obiettivo di esportare poi il modello. Partito ufficialmente il progetto Musa, per i prossimi 3 anni i 4 maggiori atenei milanesi collaboreranno con istituzioni e privati per trasformare l'area milanese. L'ambizione di questo progetto è quello di accettare la sfida, che è la sfida del futuro, cioè quella di una transizione energetica, di mobilità sostenibile, di digitalizzazione, insomma disegnare non soltanto una città del futuro ma anche un paese del futuro in cui la sostenibilità sia anche una sostenibilità equa e giusta, proprio perché insieme ai cittadini questo è un modello vincente in cui tutte le parti produttive della società possano lavorare su una ricerca avanzata che abbia però appunto un effetto di innovazione tecnologica, un buon effetto di innovazione tecnologica che porti alla crescita, ma ripeto ancora una volta, una crescita giusta ed equa. Che cos'è che l'ha convinta di questo progetto? Innanzitutto che va nella direzione giusta, che è un progetto che sposa il futuro, che va nella direzione del nostro piano triennale e nella direzione di chi ha capito quello sarà il tipo di sviluppo che ci dovrà essere nel mondo e quindi innanzitutto nella nostra regione. Mi piace molto Musa per alcuni motivi. Il primo è questa idea di mettere insieme le università che fino ad oggi ha funzionato molto bene e continuerà a funzionare. Il secondo che ha agganciato il PNRR. Poi per me ce n'è un terzo, la durata di 3 anni non è male, perché siamo abituati troppo spesso a avere progetti sempre di lunghissimo termine a cui non riusciamo a vedere i risultati, per cui è buono anche quello. E poi che intorno alle università milanesi però si siano raccolti istituzioni pubbliche e private e anche sia garantita la collaborazione con le università del Sud.